E per la gioia degli amanti della doppia alimentazione con GPL, specialmente in Italia, dopo il debutto della nuova generazione del SUV Dacia, il Duster, arriva anche sotto questo cofano il GPL tanto atteso. Il motore è un 1.6 16 valvole che in origine ha 115 cavalli. Prima di andare nel dettaglio si può dare un occhio fuori a questa vettura che conosciamo già perché è la seconda generazione di un'auto che è il portabandiera di Dacia, visto che ha superato il milione di unità da quando è nata a oggi. Una macchina che si caratterizza per un'immagine propria anche se non è innovativa, robusta anche se non è un vero fuoristrada di quelli cattivi. Insomma, è un ottimo compromesso con quel tanto che basta di personalità, come qua nei gruppi ottici con una scritta e un minimo di LED, per piacere a quell'ampia fetta di pubblico che guarda in primis l'economia, ma in secondo anche il rapporto con la qualità. E sotto questo aspetto quelli di Dacia, forti della partnership con Renault, hanno un bel asso nella manica. Vista da fuori la macchina non è quella che devo descrivervi io, perché guardate già tutto sui nostri canali automoto.it e relativi. Quello che posso farvi notare è l'unica differenza, non si vede ma è sotto questo tappo, perché non c'è solo un bocchettone ma ce ne sono due, quello della benzina e quello del GPL. Una macchina che a me piace ricordare come sia abbastanza alta da terra e permetta di fare certi passaggi, anche se questo GPL purtroppo non è quello che si dota anche del 4x4, una macchina che può avere 8 colori diversi, un tetto volendo nero, un piccolo spoiler dietro, insomma un minimo di personalizzazione c'è, anche se non è su quello che puntano gli uomini di Dacia. Quello su cui puntano è l'abitabilità, la fruibilità degli spazi interni con tanti vani, e adesso questo GPL. Non c'è nulla di particolarmente innovativo, però c'è invece tutto quello che basta per un'utenza media a sentirsi sicuri e le minime dovute dotazioni che si richiedono al giorno d'oggi. Un display che è di 7 pollici, che integra in questo caso anche la navigazione, perché siamo sul modello più bello. Gli mancano al momento le condivisioni e le maggiori applicazioni del mondo Android e Apple, però potrebbero arrivare in futuro. E poi la limitata schiera di tasti con i comandi di un climatizzatore automatico e le assistenze al parcheggio. Per quanto riguarda le dotazioni non c'è molto altro da raccontare, perché in questo caso, pur essendo sull'allestimento Prestige, che è il più ricco dei quattro esistenti in gamma, non ci sono la finitura in pelle o chissà quali materiali morbidi al tatto, ma un minimo di presenza di ecopelle, una trama di due diversi tipi e la personalizzazione con nome Duster su tappetini e anche selleria, e questo tono scuro delle plastiche che sono un pochino secche al tatto in parecchi punti anche a vista. Però francamente almeno la parte di impugnatura del volante, pomello cambio e appoggio di eventuale braccio sono morbidi. E poi quello che interessa al cliente che guarda questa nuova variante è il GPL, e quindi unico punto qui così, tastino che permette lo switch da gas a benzina e che indica anche la quantità di GPL rimasto nel serbatoio. Un serbatoio del secondo carburante di questa Duster posizionato dove normalmente ci potrebbe essere la ruota di scorta. Non ruba spazio di vano carico del bagagliaio, tra l'altro abbattendo i sedili ripartiti in 60-40 si può aumentare, e viene rifornito, come dicevamo, da un secondo bocchettone presente all'interno della stessa area di quello normalmente a benzina. La capacità di questo serbatoio addizionale è di 42 litri lordi, ma netti sono molti meno, perché la legge consente un 80% massimo di riempimento per questioni di sicurezza. Andiamo ora ad aprire il cofano e vedere davvero dove si caratterizza. Non è neanche una differenza rilevante rispetto a quanto già conoscono i clienti Dacia, perché si tratta semplicemente di una variante Euro 6 di un hardware abbastanza noto. Il 4 cilindri aspirato 1.616 valvole, gestito da un'elettronica motore Continental EMS, viene integrato dalla parte Made in Italy Renzo Landi, che gestisce l'impianto gas. È relativamente semplice quello che si va ad aggiungere, poco oneroso in ambi i termini, sia quelli di costo impianto sia quelli di manutenzione, perché oltre alle centraline di comando che vedete qua, il serbatoio e la parte di tubazioni con il regolatore di torre di pressione, ci sono semplicemente due filtri, questa rampa di iniezione per gli iniettori del gas, dotata di un sensore di pressione, un mix che vede un corpo farfallato condiviso tra Nissan e Renault, dei sensori che possono essere Siemens, altra componentistica italiana come le bobine Eldo, un sensore di pressione qua che è Bosch, il tutto che funziona egregiamente, perché parliamo di qualcosa che nel mondo Renault è già stato non solo validato ma addirittura passato a Dacia, perché le economie di scala permettono di renderlo molto appetibile a questo target di clientela. Qua è dove si possono accumulare una serie di rumorini che l'utenza media neanche sente, perché il cosiddetto ticchettio dei quattro iniettori,
E per il resto, dal punto di vista della manutenzione, quello che cambia sono solo la necessità di sostituire i due filtri per lo stato liquido e gassoso e magari, se si è particolarmente sfortunati a lungo termine, qualche imbrattamento della parte di collettore aspirazione. Ma quello che fa la differenza è che qui, con meno di 24 euro a oggi, si riempie un serbatoio che consente di andare per oltre 400 km. Sommati agli oltre 830 dell'autonomia tipica di questo motore a benzina, ne permettono ben oltre 1200. Con un costo che fa la differenza per chi ha un'ambizione da SUV generalista con una buona immagine, ha un costo di gestione e soprattutto di rifornimento carburante inferiore ai rivali. Direi ora però che è il momento di andare a farci un giro con questo Duster GPL 1600 Euro 6D e quindi passiamo alla guida. E nonostante la pioggia battente sul percorso che conduce in questa prova tra Campania e Molise, siamo a bordo per raccontare le impressioni di guida, che sono assolutamente analoghe alla versione benzina. Il 1616 valvole H4M eroga 115 cavalli nella sua condizione naturale di nascita e 109 in questa di doppia alimentazione. L'impianto Renzo Landi, che è concepito e realizzato in Italia ma montato in casa madre Romania, fa perdere davvero pochi newton metro in coppia e la differenza è percepibile solo da un piede fine andando ad alti carichi su bassi giri, quindi con marce lunghe, oppure ascoltando la rotazione al minimo, che è una cinquantina di giri superiore, tanto a freddo quanto a caldo. È proprio solo in quella fase di uscita dal minimo e nei grandi carichi che si apprezza la maggiore scorrevolezza della versione classica a benzina. La differenza sta un pochino nella calibrazione, non tanto della parte di alimentazione che è bendata dai quattro iniettori sulla rampa GPL, ma nell'accensione, che necessariamente viene ancora regolata dall'impianto Continental. Invece, trattandosi di un carburante differente, il motore gradirebbe avere qualche grado di anticipo in più in certe fasi transitorie. Un Duster che si fa apprezzare per il passo in avanti anche all'interno sulla qualità percepita, rimanendo sul generalista e stando soprattutto su quella fascia di prezzo che, ricordo, nella versione base parte tutto da 11.900 euro, c'è tutto quello che serve. A me piacerebbe poter disporre di qualche ausilio alla guida, di quelli attivi per la sicurezza in più. Qua purtroppo non ci sono. Quello che c'è nella versione Prestige, che è il quarto allestimento top di gamma, è solo un cruise control non adattivo, un controllo di angolo cieco e la visione delle camere. E la pioggia oggi purtroppo non c'è mica. La quantità d'acqua aumenta sempre, ma il Duster rimane un veicolo molto stabile, confortevole, viaggiandoci anche sul bagnato. I suoi limiti sono solo qualora, non adesso su strada asciutta, si vada a fondo cercando una guida molto diretta. La risposta dello sterzo e delle sospensioni non è infatti di quelle più brillanti. La taratura è quella scelta per un target che vuole andare sì sicuro, ma soprattutto in pieno comfort, magari anche in famiglia, visto la buona spaziosità. A proposito di sterzo, una delle novità di questa seconda generazione è che si tratta di un'assistenza elettroattuata variabile secondo la velocità. GPL, che è disponibile dal secondo livello di allestimento a 13.350 euro e passa poi fino all'ultimo, il Prestige, che è quello in prova oggi, che va a 16.050. La convenienza però di una scelta di questo tipo non passa solo dai 500 euro di differenza prezzo per l'impianto, che sono davvero pochi, meno di quello che costerebbero sommati gli elementi che lo compongono, ma passa bensì da quello che è il costo del carburante. Il serbatoio del gas si riempie all'80% della sua capacità lorda, fino a 33,6 litri. Quello che si rileva, a mio giudizio, è l'ampia differenza di consumo tra il benzina e il gas. Nel ciclo combinato, infatti, i 6,8 litri per 100 km che servono ad andare alimentati con la verde si contrappongono agli 8,7 del GPL, uno scarto superiore al 25%. C'è una grossa differenza anche nello stile di guida, quindi sta al conducente, che immagino già parsimonioso in una scelta di questo tipo, guidare il Duster come preferisce. Purtroppo è un veicolo che ha anche una certa massa e tutto il suo spazio tende a riempirlo di carico. Sappiate che il consumo varia molto. Un costo quindi limitato e una casistica di eventuale guasto che è coperta dalla garanzia ufficiale. 3 anni o 100.000 km. A guidarlo sotto la pioggia, il Duster rivela, come già fatto nei pochi tratti asciutti in cui mi è capitato di guidarlo, un gran comfort, un senso di rilassatezza per piena libertà di movimento e gli arti, anche agli spilungoni come me, che sono 1,90 m.
e persino a chi siede dietro, visto che un sedile regolato sulla mia altezza lascia pieno spazio a due o volendo anche tre, se a terza minuta persone che stanno dietro. La capacità del vano bagagli per questi occupanti è di circa 470 litri, estendibili fino a oltre 1200, una percezione di qualità ora abbastanza degna a chi vuole sentirsi in un SUV moderno, anche se il fatto di essere generalisti lo si nota subito, perché qua dell'infotainment l'ambiente iniziale prevede 6 menu e fuori da quelli non si esce. La pulsantiera e i comandi sono qualcosa di non inedito. A me personalmente poi non fa nemmeno impazzire il dover roteare troppo la terza destra di queste manopole per selezionare quale bocchetta utilizzare. Si tratta però di elementi che quantomeno hanno un senso di modernità ed efficienza. La chiave di interpretazione delle scelte di Dacia è sempre quella della razionale scelta di economia, oppure semplicemente razionalità in chiave economica. La si ritrova tutta qua dentro, ed è a mio giudizio un po' meno razionale solo per una parte di comando del cruise control e limitatore, che sono qua in prossimità della leva del freno di stazionamento e necessitano quindi di spostare la mano destra dal volante. Tolto quello, il resto è una classica composizione di elementi noti. Qua ci sono tre leve sul devio luci e una strumentazione molto semplice, analogica, con due grossi elementi e un piccolo display centrale danno quanto basta. Purtroppo l'indicazione di consumo è una cosa che a me piacerebbe e si sposerebbe al tipo di utenza di Duster, ma è assente. Tanto benzina quanto GPL, l'unico elemento di controllo del gas è infatti qua sull'interruttore sinistro, quello che adesso premo per switchare. Spaziosità e comodità, con qualche limite se si vuole andare veramente forte e si cerca a fondo scala un esubero di potenza che non c'è, visto che la coppia massima è data intorno ai 4000 giri ed il limitatore interviene a 6200, un livello totalmente inutile da raggiungere in qualunque condizione. Piace alle alte velocità, anche se non si apprezza in questa fase odierna di pioggia battente, è l'insonorizzazione, davvero molto migliorata. Un'altra cosa che non sempre ci si ricorda: con soli 300 euro più IVA chi lavora può immatricolare il Duster 2018 come autocarro. La visibilità in qualunque condizione di guida è assolutamente buona grazie agli specchietti, e l'assistenza è utile solo nei parcheggi perché il retro e il fronte vettura non sono percepiti a pieno. Lascio le sensazioni sul feeling a piena velocità a chi ha avuto modo di provarlo sull'asciutto come il nostro Master Pilot. Posso solo dirvi che in questa fase di verifica dell'erogazione del motore GPL purtroppo abbiamo solo un manuale a 5 rapporti che sono spaziati in una maniera coerente all'utilizzo generalista. Il motore dà il meglio intorno ai 4000 giri ed è lì che serve stare, perché francamente appena si eccede e si va un po' sotto o un po' sopra col rapporto lungo si rimane abbastanza statici, per non dire piantati, quando si è in pendenza o con tanto carico. E questa è l'unica pecca della scelta di un GPL che sposa solo questo 1006. La mia breve, purtroppo molto perturbata, prova di questo Duster GPL, che avrei voluto conoscere un po' più a fondo per gli altri aspetti, giunge al termine. Di concorrenti ne ha però in questa chiave di percezione SUV a questo costo e con il GPL scarseggiano, e la sua potrà ancora dirla in un mercato come quello italiano che lo apprezza. Per eventuali approfondimenti vi rimando alla pagina di automoto.it, dove sicuramente puntualizzeremo meglio tutte quelle che sono le caratteristiche di questo modello Dacia. E per questa volta è tutto, un salutone e alla prossima prova. Ciao!